Bentornati con Kirby Planet Robot. In questo episodio dobbiamo fare il livello. Cominciamo con il livello 6 extra per fare poi il boss. E si comincia di nuovo con l'armatura Robobot. In pratica ogni livello extra. Due adesso ne abbiamo fatte. Si incomincia con l'armatura Robobot. Vabbè, buono, dai. Tun tun tun. Ah, le host dei livelli extra sono sempre vecchie. Però questa non me la ricordo. Cioè, non ricordo come si chiama. Però era un Kirby molto vecchio. Non. Era per DS, forse. Forse dopo l'attacco. Forse. No, più di così non va. Poi rivolgo il D. No, aspetta, mi sa. Ah, ok, sì, si può ancora rimediare. Qui cavo enormi sono caduti. E perché non posso spostarmi insieme a quel coso? Via! Vai via. Invece no. Ah, questo coso si posso one shot. Non ti posso ancora one shottare. Ci sarà un giorno la vita che ti one shotterà. Il giorno non è oggi. Non è neanche il 24 febbraio. Perché sto registrando prima del 24 febbraio. E sapete cosa esce il 24 febbraio? Molto probabilmente sì, perché è già uscito. Comunque, Kirby Splatoon 2 Dream on Deluxe, che ovviamente non comprerò. Cosa vi aspettavate? Il gioco originale l'ho finito solo 10 volte. Adesso però voglio vendicarmi. Voglio vendicarmi. Ah, ok, mi sono vendicato e mi ha dato pure boh, del cibo. Neo. Peccato non esiste. Cioè, in realtà sì, esiste. Esisteva già l'abilità Pulitor. Volevo fare l'attacco verso il basso, ma c'erano le scale. Le scale mi hanno ucciso. Smash. Vai. Dun. Allora, ho un dubbio. Devo iniziare con questo. Vai di qua. Così adesso te vai di qua. E posso anche spostarti di qua. Ma sono un genio. Però voglio colpire. Non adesso, ma. Olè! Come codice numero uno. E ce sono due. Ricordavo ce ne fosse uno solo per i livelli extra fino al mondo 3, però mi sbagliavo. Bello volare con il parasole. Ah, finalmente il parasole, l'abilità parasole è diventata utile. Diventerà inutile già dal prossimo Kirby. Ah, l'abilità parasole. Sì, che bello il robottino. Ah, lui è in basso. No. Devo essere abbastanza allineato. E qua si jumpa abbastanza. Ma voglio quella moneta però. No. Allora. Praticamente per suicidarmi. Aspetta. Sì. Vai, no. Così. Adesso è un po' più easy. Ok, però non voglio ucciderlo. Perfetto. È troppo simpatico. Un altro e un altro sia. È bella l'abilità. Bello fare il doppio. Ma a parte, ma è un Game Boy quello che stiamo tenendo in mano. Me ne sono accorto solo adesso. Quando c'è il cervello. No. Quando c'hai il cervello. Vabbè, sì, rimani là, rimani là. Aspetta, io posso. Vabbè, vai in fretta. Kirby. Beh, in questo caso sì, è Kirby Robot. Dai, però non voglio ucciderlo. C'è gente che lo uccide proprio apposta. Vabbè,
E lo lascia lì morire. Abilità jet. Molto utile. Non tanto però. Mia abilità. Che ci sia anche l'abilità veleno, visto che c'era in questo mondo. Chi lo sa. Ma non sono immortale. Senti, la meteora è immortale ed è più bella. Il ninja sì, è bello, però la meteora è mortale, quindi devo fare molta attenzione. Poi mi serve. Cioè, me lo dice. Cioè, in realtà non me lo dice, però se me ne dai due così. Nenea ricca di potassio. Ok, sono di nuovo al casino. Explodo. Explodo. Un altro explode. Abilità veleno. Wow, ok, c'era l'abilità granata. Se no c'avevo l'imbarazzo della scelta. E che veleno sia? Neo. Cavalchiamo le onde del veleno. Io posso fare... sì, non sul nemico volante. A parte che è ritornato Dubior da Kirby's Adventure Wii, che ritornerà poi. O forse no, perché hanno levato l'abilità elettro, mi sa. Cioè, nella demo non c'era. C'era una parte in cui ti dava l'abilità elettro, però non c'era l'abilità elettro nella demo. Cosa devo fare? Cioè, ok, pararmi? Muori? Non sto spammando. A parte, io potrei spammare un altro attacco. Magari non questo. Magari dico... visto? Come si spamma bene. Come si spammano bene gli attacchi. Un altro. Non un altro. Dammi la tua abilità elettro, che è molto più bella del veleno. Era. Solo in un gioco era bella l'abilità elettro. Detto anche Kirby's Adventure. Certo, potevano chiamarlo Kirby's Adventure with Rax. Dov'è il mio pupo codice? Sta là. Un bel po' di monetine che scompariranno forse. No. Eccolo. E cupo codice ultimo. Trovato tutti i cupi codici del mondo 2. 6. Anche se sì, tutti i cupi codici del mondo 2. Inizierà bene la parte? Nice. 2 quasi 1. No, 2 pie. Che schifo. Non pensavo. Raga, non pensavo. Ce l'avamo già, quindi fa schifo. Din din. Adesso sappiamo il nome di Kirby's Triple Deluxe. Stavo per dire Kirby Triple Deluxe. Dall'abilità campana. Logo hold di Kirby Planet Robot. Peach di Kirby's Dreamland 3. E adesso andiamo ad affrontare il boss del mondo 2. Uno dei boss più difficili del gioco. Allora, parasole. L'ho detto prima che faceva schifo. Arciere, mi sa che non l'abbiamo... Sì, l'avevamo utilizzata. Ma sensitivo. Aspetta, io posso tipo teletrasportarmi. Prendere abilità volo, non lo so, non ci voglio provare perché sennò perdo 2 ore preziose della mia vita. Bello però teletrasportarsi. Vi date il benvenuto a Firewall olografico. È un riferimento a un boss di... Come si caricava il coso? Così. E sta combattendo Olograco direttamente da Kirby Triple Deluxe. Cioè, in realtà Craco non è da Kirby Triple Deluxe, però... Sì, insomma. Phoenix Ferix da Kirby's Adventure Wii.
Stiamo praticamente rivivendo. Che me lo compro a fare il gioco? C'erano diversi tipi di Phoenix Spherix. C'è quello viola, quello rosso, quello verde barra azzurro e quello bianco. E poi c'era quello del mondo 5 che è un'altra storia. Siamo contro Hollow Ice Dragon. E adesso siamo contro il vero boss. Creati. Intanto io volo. Cioè Hollow Sonaius, direttamente da Kirby Triple Deluxe, boss del mondo 4, che abbiamo battuto molto easy. Aspetta, lo voglio più grosso, così posso... Ok, adesso io ricordavo di avere problemi sta parte, adesso subito. Yay. Area 3, la mia area schiferita. Hai danneggiato la base nemica e sbloccato la strada verso la prossima area. Mi viene da piangere.